Un'altra domanda da farle. Lei ultimamente è stato molto, uso una parola che si usa per fare scontri ideologici, ma nel suo caso non è così, aperturista. Ha detto più volte dobbiamo tornare a vivere. Ha proposto anche delle cose molto concrete, per esempio i parchi, che peraltro abbiamo stato fatto in Inghilterra. In Inghilterra, anche quando ancora c'era il lockdown, diedero una serie di permessi per potersi vedere all'aperto, quindi è stato anche questo un esperimento già fatto. Ha parlato anche delle partite di calcio, degli europei. Cioè, insomma, mi pare di capire che lei ha l'idea, a proposito di questi due mondi che si contrappongono, parlo del mondo politico, tra chi dice, cioè c'è questo grande scontro, no, che Speranza è il chiusurista e la Lega e compagnia sono gli aperturisti. Ho capito che lei ha la sensazione che noi potremmo fare qualcosa in più, potremmo dare qualche libertà in più agli italiani? Assolutamente sì. Quanti guasti, quante battaglie si sono combattute su questo Covid, si sono combattute battaglie economiche, battaglie industriali, battaglie politiche, che purtroppo non ci fanno bene, perché spesso per partito preso prendiamo una decisione o l'altra a seconda se la decide un uomo di uno schieramento o una donna di uno schieramento, un uomo o una donna dell'altro schieramento. Io immagino questo, il paradigma di questa malattia Covid-19 è la fame d'aria, la dispnea, non riuscire a respirare, questo è, no, veramente il paradigma. Noi dobbiamo fare esattamente il contrario, dobbiamo far respirare la società. Io immagino in questo momento, ho fatto in tal senso un appello ai sindaci, che i parchi tanto vengano sistemati. Sarebbe bello, sarebbe, sono d'accordo, già una cosa buona. E poi immagino, lei immagina Hyde Park, i migliori parchi del mondo, no, dove si tengono concerti musicali, si può leggere un libro, si può fare lo sport, si può vedere del buon cinema e si può anche consumare qualche cosa all'aperto. Allora io faccio questo tipo di ragionamento molto semplice. Abbiamo evidenze ormai scientifiche che all'aperto il contagio è molto più difficile. Ma noi vogliamo fare di più. Siamo all'aperto, distanziati, e se incontriamo una persona a distanza inferiore a 2 metri mettiamo anche la mascherina. Poi soprattutto avviamo e potenziamo la campagna di vaccinazione e diamo, l'ha detto un suo ospite, un giornalista mi pare, ha detto affrontiamo anche il tema della premialità. Cioè se io mi sottopongo a vaccino e se io mi sottopongo a tampone e se faccio tanti sacrifici, poi devo conquistare sempre di più spazi di socialità. Allora in questo tempo siamo fortunati in Italia, abbiamo una bellissima stagione che può durare fino a novembre. Io immagino, quindi ci sono elementi scientifici che lo suffragano, c'è la realtà che lo dice, la campagna che sta andando avanti, questo tempo ci deve, come dire, consentire di fare tutto, soprattutto le attività che, tra virgolette, ci ricreano. Questa bellissima parola napoletana che però può essere utilizzata anche agli italiani. Ci ricreano lo spirito, ci fanno stare meglio e danno a noi questa la voglio spiegare io bene, però, perché allora qualcuno la capisce. A Napoli si dice mi sono ricreato, per dire proprio che è stata una cosa bella, che mi è piaciuta, mi sono ricreato. E questo sta dicendo effettivamente una giornata al parco, a poter fare le cose che ci piacciono, ci farebbe a ricreare. Lo penso anch'io. Allora io voglio dire una cosa, cara Mirta, io lo dico, no, sono credente, l'ho detto più di una volta. Allora sono stato a messa con mia moglie nella mia parrocchia, mi sono prenotato prima, mi sono presentato in chiesa, c'era lo steward là fuori che ha preso la prenotazione. Allora signor Vaglia con la sua signora si accomodano lì, stanno separati perché sono congiunti, gli altri stanno lontani. Ha chiuso, che è la chiesa. Allora gli italiani non capiscono, lo dico da credente, gli italiani non capiscono, io posso stare al chiuso senza l'app, eccetera, che adesso proporrò, con una sorta di responsabilità individuale. Io dico, vado in uno stadio, all'aperto, ci metto l'app, io e Gravina siamo d'accordo, mettiamo l'app, spariamo sopra, ho parlato anche con Stanzione, che è il capo della nostra privacy, dicendo così facendo possiamo superare tutte le perplessità sulla privacy, eccetera. Spariamo il nostro QR code, vaccinato, vai a vaccinare, lo premiamo, può andare allo stadio, se è fatto il tampone allora, negativo. Professore, posso dirle, sta raccontando un mondo aperta, meraviglioso, io la seguo, le faccio solo una piccola obiezione, ma se poi i vaccini non ci stanno, perché poi lei lo sa che mentre il Lazio andate molto veloci, io so benissimo che lo Spallanzani sta facendo vaccini a go go,
Però io ho tanti amici in Lombardia che con la stessa età di un romano vaccinato aspettano il vaccino forse per un altro mese, mese e mezza, due. Parlo della Lombardia perché conosco tante persone, ma ci sono tante regioni che sono più indietro. La Calabria, non ne parliamo, la Toscana. Quello di dire, qual è il problema? Che se poi noi premiamo le persone per andare allo stadio, dobbiamo avere la possibilità di essere vaccinati, perché sennò quello dice, ma io me non mi hanno vaccinato, e quindi che sono più cretino perché non mi hanno vaccinato? E infatti, allora, noi dobbiamo cominciare anche a cambiare un po' comunicazione, no? Cioè dobbiamo pensare ad andare avanti. Tutto questo può accadere, e può accadere in una maniera sempre più concreta e sempre più intensa, a seconda che accadano due cose. Adesso le dico. La prima cosa è che chi deve faccia, i politici la smettano di dire abbiamo un problema. La politica deve risolvere il problema. Noi oggi il problema che abbiamo davanti qual è? L'approvvigionamento. Esatto. Allora diamo sempre più dosi alle regioni, a tutte le regioni, a Lazio che sta andando bene, ma anche a Lombardia, eccetera. Chi deve... Ma sa che forse stavo pensando, Zaia? Seconda cosa, mi consenta, seconda cosa. Profittiamo di questo tempo della bella stagione, ma non per restare inerti, perché poi settembre, ottobre è dietro l'angolo, ci sarà il problema della scuola di nuovo e ci sarà il problema di nuovo dei trasporti. Quindi il nostro ragionamento è a 360 gradi. E oggi diciamo andiamo nei parchi, ma nel frattempo poi che facciamo? Allora, ci organizziamo. Chi deve? Potenzi i trasporti. Li potenzi veramente. Allora, professore, si fermi un momento. L'ho chiamata Zaia, ma è stato un lapsus in realtà che capisco, perché ormai lei praticamente so bene se parla più da governatore, da sindaco. La vedo già proprio con Roma in pugno. C'ho il camice, non rinuncio al mio camice bianco. Non rinuncio e non rinuncerò al mio camice bianco. Va bene, allora mi dica un'ultima cosa, che è una curiosità che però qua hanno tutti nel mio studio, anche a casa mia devo dire, perché uno come De Rossi, un calciatore forte, figo, i 37 anni, finisce, l'altro è stato dimesso, ho capito, ma ieri sì. È stato dimesso, ma finisce allo Spallanzani e finisce in ospedale, perché sono quelle cose che le persone ci pensano, le spaventano molto. Bellissima domanda, intanto devo dire che De Rossi era circondato da tanto affetto e gli ho detto, non parlo mai dei nostri ospiti, dei nostri pazienti, però in questo caso sono stato costretto a farlo perché veramente era circondato da tanto affetto. Però De Rossi e anche la signora, così non facciamo dispiacere a nessuno, c'era anche la signora Inzaghi in questi giorni ospite nostra, sono giovani fortunatamente e quindi questo dimostra anche che la malattia ha due cose. Anche quando la malattia viene presa in tempo, nei primi giorni, perché loro erano meritevoli di ricovero, non è che... Certo. Erano meritevoli di ricovero, perché De Rossi aveva una polmonite, la signora... Stiamo vedendo anche la foto di De Rossi con respiratore. Ma, voglio dire, però presi nei primi giorni, la malattia non diventa mai gravissima. E soprattutto, un'altra cosa importante che ormai dico da tempo, che questo è un virus vigliacco, che è molto debole con i più forti, con i più giovani, ed è invece arrogante fino alla letalità con le persone più anziane e con le persone più fragili. Per cui anche qui diciamo una cosa chiarissima, bene ha fatto chi ha deciso che si vaccinassero prima gli over 80 e i più fragili, così da abbattere, e speriamo, ci vediamo tra brevissimo, spero, di abbattere la mortalità. Allora, professore, grazie davvero, forte e chiaro, ho capito tante cose questa mattina, ha fatto attendere molto.